Questo sì che bisogna vedere. Quando c'è l'inverno? Quando c'è l'inverno ne nascono meno, l'abbiamo detto prima, perché c'è meno da mangiare e fanno meno figli. Bravissimo. Hai capito? Bravissimo. Incomincia ad aumentare la deposizione della resina nel mese di febbraio, perché sento che arriva la primavera, tanto che poi a marzo incominciano le prime fioriture, ad aprile c'è nel mio territorio la fioritura del tarassaco, che qua nella vostra zona chiamano, si dice, il dente di leone o la cicogna amata, o voi la chiamate in dialetto, mi sembra, pisacan o pisagati, gli è stato detto oggi. Dunque il dente di leone. Il dente di leone che poi diventa soffione. E questo è il primo miele che viene prodotto in primavera nel mese di aprile. A maggio si produce la cacia, a giugno il tiglio e poi arriviamo al mille fiori. Gelsomino che vengono a pescare da noi. Gelsomino? I gelsomini nostri sono gelsomini, rosmarini. Guarda, dentro caccia del gelsomino, in questo miele qua. E dentro dalla caccia, il periodo è il mille fiori, no. In che periodo? Mille fiori quando viene prodotto, quando non ci sono le grandi fioriture, ma mille fiori io lo potrei produrre solo ed esclusivamente mille fiori, se non prelevo i monoflora, nel senso che, esempio, il primo di maggio si aprono i fiori di acacia, durano circa 12-15 giorni. Io sono nella possibilità di portare a casa per produrre solo il miele di acacia, oppure li posso lasciare lì e al miele di acacia vengono sommate altre importazioni, per cui diventa un millefiori. Millefiori è l'unione di tanti nettari che entrano insieme. È quello di fine stagione. Sì, a fine stagione, sì. Se tu non vuoi fare i mieli monofloreali, a fine stagione raccogli tutto il millefiori. Ci sono mille fiori che possono durare 4 mesi, mille fiori che durano anche solo un mese. È una scelta dell'apicoltore che vuol giocare con i gusti, con i colori. Ma come fanno a sapere che ruolo devono fare? Lo sappiamo perché... No, nei primi... Ma se un'ape non svolge nessun compito? Non esiste.